Ci sono estati che si fanno attendere così tanto che quando arrivano vuoi recuperare il tempo perduto dando respiro a tutte le tue passioni. Che sia mare, montagna, motocicletta o sci, non fa differenza. Improvvisamente ti accorgi che il tempo, quel tempo, è arrivato. Certo, magari fra inverno ed estate cambi la dotazione tecnica, ma non la testa, quella che ti fa affrontare la quota sempre con esperienza e giudizio. Gianluca Camplone e Raffaello Toro li immaginiamo così, nati per l'avventura sportiva dettata dalla passione e non dalla competizione. Passione consapevole, però, sulla preparazione dei due amici nessuno nutre dubbi. A portarseli via non è stata una disattenzione, ma una tragica fatalità, quelle cose che capitano e che invece non dovrebbero mai accadere. È il pensiero di tutti, amici e familiari, entrati oggi pomeriggio nella chiesa Sant'Antonio a Pescara, dove si sono svolti i funerali di Gianluca Camplone. Ed è lo stesso pensiero che aleggiava stamane nella chiesa San Camillo dell'Ellis a Villa Raspa di Spoltore, dove si sono celebrate le esequie di Raffaello Toro, che con l'amico Gianluca è precipitato dal Corno Piccolo del Gran Sasso. Raffaello Toro, guida alpina, aveva 47 anni. La montagna la amava davvero, per questo dalla folla dei tanti amici, familiari e conoscenti presenti in chiesa si è staccato un piccolo gruppo per deporre i suoi sci sulla bara insieme ai fiori. Anche nella chiesa Sant'Antonio a Pescara erano in tanti oggi pomeriggio per l'ultimo saluto a Gianluca Camplone, 51 anni, grande appassionato di montagna, responsabile dello sci alpinismo del Sci Club a Terno. Tante persone si sono strette attorno alla madre, ai fratelli e sorelle, alla moglie e alla figlia. C'erano gli amici di una vita e quelli dell'enduro, i colleghi di lavoro, il collegio guide alpine d'Abruzzo, perché Gianluca gli sport li amava un po' tutti, non solo arrampicata o sci, ma anche bicicletta, windsurf. Gianluca è in cielo con Gesù, non siate tristi. Sono le toccanti parole della sorella di Gianluca Camplone, che aggiunge: qualcuno dice che era troppo giovane, ma non c'è un'età giusta per morire e lui è morto facendo quello che gli dava felicità. Il Signore gli ha dato tanti doni, questo è il più grande, morire proprio così, in montagna, per rinascere accanto al Cristo risorto. Noi soffriremo e ci mancherà, ma Lui è in cielo.